intervento, avrei pochissimo da aggiungere. E, intanto sono rappresentanti sindacali di Repubblica, il sindacato che fa capo appunto a Giancarlo Barra. Dico solo una cosa, mi ha colpito molto l'intervento perché è stato molto tecnico e anche interessante sulla tutela, cioè il problema del whistleblower, di chi denuncia, e questo è un problema grave, è un problema serio perché appunto ci sono persone che hanno avuto la vita stravolta, perché hanno avuto il coraggio, e io li considero veramente degli eroi, perché si diventa eroi morendo in battaglia, si diventa eroi come sono diventati eroi alcuni magistrati che hanno lasciato la vita per combattere la mafia, ma si diventa eroi anche quando si vogliono combattere dei fenomeni di malcostume. Il problema è questo, e mi collego a alcuni istituti che esistono, ad esempio l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Cosa serve? Cioè, me lo sono chiesto, cioè, l'altro giorno Cantone, che presumo sia anche una bravissima persona, dice: chi è onesto nella pubblica amministrazione non farà mai carriera. Cioè, sembra quasi un atto di rassegnazione, come dire, è così. E quelle cose vanno cambiate. E per questo io credo che veramente il ruolo fondamentale, è inutile nasconderlo, ce l'ha la politica. Chi andrà al governo veramente deve occuparsi di questa cosa, perché qui sono in gioco le vite delle persone, non solo degli ebrei, chiaramente lo sto dicendo in termini bonari, cioè di coloro che sono dall'altra parte della barricata, cioè i contribuenti che si vedono vessati. D'altra parte noi ci dobbiamo affidare ad un giornale, ad una trasmissione satirica per sapere quali sono i metodi dell'agenzia fiscale. Parlo di Striscia la Notizia, che ogni giorno ne ha una. Ecco, questo è il mio senso, il mio intervento è questo, cioè mi chiedo se uno non ha la possibilità di denunciare, di dire oh, hanno copiato a un concorso, a parte il calderone, il reato dell'abuso d'ufficio che ci sta dentro tutto e non ci sta dentro niente, sembra quasi una norma creata apposta per non essere mai puniti. In alcuni ordinamenti esiste specificamente il reato di frode concorsuale, cioè se uno bara il concorso non solo perde il posto, ma c'è una sanzione penale. In Italia no, c'è l'abuso d'ufficio, che è una norma che è stata creata nel 1986 per eliminare tutta una serie di reati contro la pubblica amministrazione e sono stati introdotti, riuniti nell'abuso d'ufficio. Basta, questo è il senso di un intervento. Io spero solo che la politica, comunque, quella attuale, onestamente non mi dà molta fiducia, ma quella che dovesse succedersi al governo, e cambi le regole del gioco, insomma, questo è.